Questa sera, mercoledì 30 ottobre, Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d'oro a Maria Luisa Giacobelli. Solo due giorni fa, le Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi sono stati beccati dall'inviato di Striscia di ritorno da Miami. La giornalista Maria Luisa Giacobelli è stata paparazzata dai fotografi di Gente mentre entrava e usciva da un albergo di Roma, a poca distanza di tempo dall'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Inoltre, sarebbe stata proprio la stessa giornalista a confermare il flirt con l'ex calciatore al settimanale. Questa sera arriva la replica della Giacobelli ai microfoni di Striscia. «Ho deciso di non parlare più, mantengo la linea del silenzio», avrebbe detto la donna a Valerio Staffelli al momento della consegna del tapiro d'oro. L'inviato di Striscia la notizia ha intercettato Maria Luisa Giacobelli in zona San Babila a Milano. Dopo la consegna del tapiro, le ha chiesto se si fosse pentita delle sue allusioni al presunto tradimento dell'ex calciatore nei confronti di Noemi Bocchi, facendo riferimento alla sua affermazione. 2 più 2 fa 4. La giornalista sportiva ha ribadito ancora una volta 2 più 2 fa sempre 4, ma ho deciso di non parlare. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la Notizia su Canale 5 alle 20.35. La consegna del tapiro alla Giacobelli arriva poche ore dopo l'uscita del nuovo numero di Chi, che vede Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi protagonisti. Inoltre, sulle pagine della rivista si legge: Noemi non...